Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. In questo nuovo video, in descrizione vi ho lasciato un pacchetto per scaricare questa shaders per applicarla sulla versione di Minecraft 1.20 e funziona anche con la 1.20.1. E in alto a destra c'è il video per scaricare l'Optifine da mettere su Minecraft e anche come risolvere l'errore sul lag e soprattutto come boostare gli FPS. Comunque la shaders è veramente ottima, bellissima, l'acqua è veramente una favola. E per settare un po' la shaders, se vai su opzioni, grafica, shaders, BSL, versione 8.1.02.3.zip, è un pacchetto RAR la shaders da aggiungere nelle cartelle shaders. Quindi vai nella cartella shaders, questa è la cartella shaders, scarichi il pacchetto RAR e lo metti qua dentro, ok? Non devi neanche estrarlo, tu scarichi il pacchetto e la piazzi qua dentro nel shaders pack, ok? Se invece non hai questo tasto shaders, vuol dire che non hai neanche l'Optifine HD. Quindi, come ho detto, in alto a destra c'è un tutorial nelle schede, oppure nei commenti in primo piano, oppure in descrizione c'è un video che ti porterà su quel video per scaricare così l'Optifine, ridurre il lag, boostare gli FPS e hai risolto. Avrai anche questa spunta shaders, ci clicchi sopra e qua potrai selezionare le tue shaders. Da qui puoi anche settarle, quindi mappatura, la mappatura speculare, la qualità del rendering che è molto importante. Io adesso la metto a 2, 1.8, mettiamola a 2. Renderizziamo così l'immagine del gioco. Qualità ombre 1x, profondità campo al massimo, luce classica normale. Vediamo un po' cosa ci dà. Luce classica, sì, fatto. Ok, questi sono i miei FPS ora, 42/41. Però Minecraft è veramente una favola. Quindi per le shaders non è che potete supportarle su portatili del 1998, che forse potrebbe anche esplodere il computer. Quindi in questo caso, prima di mettere una shaders, informati. Questi sono i requisiti di sistema per le shaders. Servono minimo anche 8 GB di RAM, di VRAM. Ne serve anche un bel po'. 1 GB di VRAM sulla scheda non basterà mai per una shaders su Minecraft. Quindi in questo breve video, come scaricare, applicare una shaders, settarla e vedere se supporti così tutta questa meravigliosa texture nuova su Minecraft. E niente, se ti è stato utilissimo, io ti consiglio di iscriverti al canale, di lasciare un like o, anche se colpisco la pecora, il colore è un bel bagliore rosso veramente forte. Quindi se ti è stato utilissimo, io ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like. Ciao!